un'altra volta eravamo rimasti che avevamo passato un vortice temporale, e questa è la nuova città, da quello che ho capito, che il nostro caro fratellino ha iniziato a esplorare. Vorrei capire che cavolo vuol dire questa soul purificazione, cioè purificazione dell'anima, che vuol dire? Ritengo che serva per potenziare la forza spirituale dei combattenti, però dovrò chiederlo al caro Paradosso quando sarà possibile. Come ho detto l'altra volta, il caro fratellino si è divertito a nominare, a dare un nome al suo pet col nome di Redez. E vi potete sicuramente immaginare tutti i fan di Redez come lo castreranno. Anche se sinceramente questo coso assomiglia di più al formichiere che... Sei un formichiere? Sicuramente se fosse stato un prosciune lo avrebbe chiamato Sierra. Mazzo, no! Che è una foresta fatta di cristalli e fulmini congelati. Foresta di cristalli, foresta di cristalli. Cioè in questo mondo ci sono delle foreste fatte di cristalli in cui si può una persona compenetrarsi con la bellezza. Da quello che ho visto il mondo sembra un open world, però per poter visitare tutto il mondo bisogna avere il livello giusto per potervi accedere. Quindi si è confinati in questo emisfero finché non si ha un livello del personaggio sufficientemente forte, alle, per poter varcare i confini. E presumo che questo circolo di pietra sia il posto dove bisogna andare in altri mondi. Ah, la visione è anche guardando sottoterra, questo. Dice a uno che quando la Paradosso, il suo personaggio, cammina due o tre volte, questa visione se l'ha fatta per vedere se porta un bambino o no. Notate che ci sono molti personaggi che hanno la corporatura di nani, di ragazzini proprio, e altri invece che sembrano dei marcantoni di tutto rispetto. Ah, ma questi lupi non li aveva già affrontati. Mi sa che sta utilizzando queste uccisioni per poter aumentare il livello. Were you looking for me? Ah, in questo modo sì, da quello che riesco a capire, in questo modo si può cambiare zona. Però per cambiare zona presumo che ci voglia un livello adeguato al punto in cui si vuole andare. You make me so mad. Ah, vedo che ci sono anche delle emotive, cioè la possibilità di mettere delle emotive che ti permettono di avere... E infatti... Ma presumo che queste emotive siano gratuite. Paradosso non è il tipo di spendere soldi per qualcosa in un gioco. Penso che non sia tanto deficiente da farlo. Però, interessante. Scusatemi, ma c'è un po' il ventilatore. Qua fa un caldo veramente micidiale.
spero che non interferisca troppo con la registrazione. Comunque, nell'insieme, penso che sia un gioco interessante. E secondo me vale la pena almeno di prolungarlo, di provarlo. Poi magari può piacere, oppure no. Dove vale per le persone che lo giocano. Comunque già il fatto che si può effettuare, che si ha la possibilità di utilizzare una cavalcatura, mentre in altri giochi online, per poter aggiungere la possibilità di utilizzare una cavalcatura, come per esempio in Dragon Song Online, praticamente per raggiungere la possibilità di utilizzare una cavalcatura ci vogliono mesi, se non anni. Questo gioco, visto che farò solo il gioco per un paio di settimane, già riuscire a ottenere una cavalcatura deve essere interessante come gioco. Ma soprattutto visto che si può anche ritornare al punto dall'ultima città visitata. Comunque questo fatto qua credo che sia... Ma non ho capito, quello là saltano sopra la cavalcatura. All'anima della cavalcatura! Quindi come pet si possono anche utilizzare cani, gatti, gattini, amici. Diciamo che è divertente. Senti il fatto. O come dovrebbero essere tutti gli MMO. Puoi comprarti delle armi più potenti, oppure puoi vendere le cose che hai conquistato. Ah, ho capito. Se vendi qualcosa, secondo me il prezzo di vendita... Allora non ho capito perché Paradosso si è messo a uccidere tanti lupi, orsi. Perché probabilmente questi orsi, di questi personaggi, ti troppano elementi che possono essere venduti. Se non mi sbaglio ci sta anche la possibilità di creare armi nuove, però non ne sono sicuro. Sarebbe molto più semplice e molto più pratico, visto che sono dei server europei che ospitano il gioco, che magari si potrebbe essere una traduzione in italiano, visto che in Italia si gioca, potrebbero anche decidere di mettere una qualche supporto in lingua italiana. Quindi credo che sarebbe un male. Alla faccia del casino. La cosa interessante è che vedo che ci sono personaggi molto più variopinti di quelli che ha scelto Paradosso. Rispetto al suo personaggio, gli altri personaggi sembrano che hanno fatto il bagno nelle vernici più strane. Da quello che ho visto il gioco si può guidare sia con i tasti WASD, e si può cambiare la prospettiva di visione grazie al mouse. Penso che sia anche molto più pratico. E soprattutto ti dà una visione tridimensionale del gioco e ti dà colori molto belli. Non lo so, forse... magari mi ci farò pure io qualche partita, giusto per provare come sono i personaggi. Spero che ce ne sia un bel personaggio con le tette belle grosse, perché sinceramente a me piacciono i personaggi femminili. Se devo usarli, voglio usare una guerriera con delle bocce da paura. Sperando che ci sia la classe guerriera femminile. Ma visto che è un MMO, probabilmente i maschi vanno in una classe e le femmine in un'altra.
vedere come è possibile vedere la cosa. Comunque, per il momento mi lascio contemplare questo gameplay senza altro incontro. Ci vediamo alla fine per un saluto. Want to live, just go home. Something on my face? Thank you.
va bene. Siamo quasi arrivati alla fine. È stato interessante come gameplay. Per cui posso anche dirvi tranquillamente al prossimo, se ne volete altri, basta chiedere. Ciao!